Amici da Fai Bianco Nero, Sudacov, obiettivo numero uno, secondo gli addetti ai lavori, soprattutto tutto sport, il trequartista, diciamo il centrocampista offensivo, diciamo un Samardzic, no? Che arriverebbe dallo Shakhtar per 25-30 milioni. Premesso che, come al solito, sono nomi che uno le guarda due o tre partite, non di più. Le caratteristiche sono molto simili a Samardzic, c'è un centrocampista che va, un centrocampista che ha la palla in profondità, un centrocampista che ha un po' il tiro dalla distanza, un centrocampista che cerca di inserirsi e un centrocampista con fosforo nella testa e nei piedi, perciò questa è una cosa importante. Ora non so quanto sia vera questa strada, però mi permetto di dire, ovviamente, senza sapere, secondo me non è un obiettivo Juve. Soprattutto se dovesse costare 25-30 milioni, credo che ormai i 25-30 milioni la Juve li spenderebbe su qualcosa di certo, su qualcosa di essere abbastanza sicuri, perché in quel ruolo hai benissimamente Yıldız. Sudakov ha 21 anni, e ripeto, bravissimo, nulla da dire. Non credo sia una pista per giuntoli per 30 milioni, giocatore sicuramente interessante, poi se lo prendi ben venga, sempre per costruire dal basso, anche come età, una formazione forte. Io credo che questa società e questa squadra dovrebbe ripensare un po' cosa siamo. Le parole di Manna oggi sono state chiare, perciò ritornare ad essere competitivi al massimo, guardando il patrimonio, i costi, come ci dice la proprietà. Perciò anche questa cosa, occhio poi a prendercela con Giuntoli, Manna, perché loro eseguono i dettami che la proprietà dà, perciò non è che Giuntoli non vorrebbe prendere Haaland, per esempio, è perché la società dice di stare attenti ai conti. E se devi stare attenti ai conti, per me 20-25 milioni li spenderei per Pavlovic e non per Sudakov. E non sto mettendo in discussione le caratteristiche del giocatore, non sto mettendo in discussione le qualità di Giuntoli di capire se un giocatore è valido o meno, di Manna, ci mancherebbe altro. Dico soltanto che ci sono dei profili o dei ruoli che a noi servirebbero prima e più urgenti dal mio punto di vista, anziché a prendere un trequartista. Cominciamo a far giocare Yıldız. Ricoprono più o meno lo stesso ruolo, perciò perché non Yıldız? Magari Yıldız hanno intenzione di fargli fare un anno, perché Sudakov sicuramente ha più esperienza internazionale, gioca in Champions League, ha fatto la Champions League, gioca sempre titolare. Magari per Yıldız hanno voglia di farlo giocare un anno come hanno fatto con Sule, Barenice e Caio Jorge, potrebbe essere anche una soluzione, perché no? Però direi, dico io che scusate il cincischiare, ci servirebbe più un giocatore davanti alla difesa con velocità di pensiero. E non parlo sempre di velocità di corsa, parlo di velocità di pensiero. Un terzino sinistro, se non vogliamo credere in Cambiasso, come terzino basso, è un difensore centrale, possibilmente di piede sinistro, ecco perché ho detto il nome di Pavlovic. A me piace tantissimo Sudakov, ma ripeto, secondo me ci sono altre urgenze. A volte ci facciamo prendere anche degli argomenti, perché Samardzic ce l'ho. Da quando si è accostato, l'ho visto anche l'anno scorso, ma da quest'anno, quando si è accostato la Juve, like, tutte quelle cose là, indizio social, l'ho visto giocare, devo dire che poche partite ha dato spunti dove può trascinare anche in un futuro una squadra così forte, senza sempre mettere in discussione le qualità tecniche del mancino dell'Udinese. Detto questo, mi auguro che la Juve faccia una spending review ragionata di mandare via giocatori che magari non credono nel progetto, la società stessa non crede che possano far parte nel progetto, giovani o vecchi che siano. Dico solo che noi siamo a posto con Yıldız, non è Sudakov. Ci serve un Sancho. Ci serve il ritorno di Sulé, ci serve ritornare a giocare magari in un 4-3-3, ci servirebbe, e questo è un mio pensiero, una mia opinione, non è una critica nei confronti di Giuntoli, dello staff tecnico atletico della Juve, perché non mi permetterei mai sull'atletico qualcosina. Perciò detto questo,
Sudakov, arriverà la Juve? Vi piace? Vi piacerebbe? A me piace. Servirebbe? Secondo me no, come priorità. E credo che questa Juve dovrebbe cominciare ad immettere due o tre personaggi scafati, integri fisicamente, che sappiano cos'è la vittoria, che sappiano cosa significa vincere, che sono abituati a vincere, che hanno una cattiveria, una caratteristica, un carisma fuori dal comune, perché lo dico fuori dai denti, con tutto il rispetto per il lavoro di quella società. Io non voglio essere un Atalanta, non vorrei essere un Atalanta, non vorrei essere un Sassuolo, accetterò tutto quello che la Juve deciderà da fare, che ha bisogno di fare da tifoso, accetterò tutte quelle che sono le loro linee guida, accetterò tutte quelle che sono le loro scelte. Però torniamo a pensare un po' da Juve, io parlo anche da tifosi, o sogniamo voler parlare di nuovo da Juve grande, di voler vedere qualche nome altisonante. Non parlo del nome, parlo di cosa ci potrebbe dare in campo. Cioè, quando vai a prendere i Tevez 10 milioni, quelli sono nomi altisonanti, a prescindere dalla cifra, che ti alzano cifra tecnica, agonistica, tattica, trascinatori. Ci serve qualcosa del genere? Siamo una squadra piatta dal punto di vista carismatico, di leader, di leadership. Perciò quello che penso io, ovviamente non è legge, Sudakov sì, a condizioni diverse, 25-30 milioni secondo me non vale la pena, perché in casa potremmo essere ben coperti. E dico sempre un altro nome, e deve sistemare la testa da quel che si dice a Torino, Nonge può essere una pedina importante anche per il futuro, ma si deve dare una regolata lui, da quello che dicono a Torino dal punto di vista professionale, e di maturare come giocatore professionista. Terzino sinistro, difensore centrale da piede sinistro, esterno destro d'attacco se Chiesa vuol fare l'esterno sinistro alto. Le priorità sono altre, e un giocatore davanti alla difesa al posto di Locatelli. Questo è quello che penso io per poter riuscire a crescere, per poter riuscire a gestire la palla, per poter riuscire a ripartire meglio, per fare delle ripartenze più intelligenti e più efficaci, per riuscire a fare 2-3 gol anche in una partita, perché sia a Monza sia con Napoli potevamo avere la possibilità di andare in contropiede, abbiamo sbagliato tutte quelle che possono essere le ripartenze. Perciò Sudakov sì, ma ci servirebbe soprattutto altro dal mio punto di vista. Sudakov, abbiamo Yıldız che ricopre più o meno la stessa posizione. Ciao a tutti amici da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale sempre fino alla fine. Forza Juve, iscrivetevi.